spaventata. Eccoci. Ho preso questo kit da Daiso, che anche pare orecchie. Ok, applicazione finita, adesso non ci resta che aspettare, poi tonalizziamo, eccetera, eccetera. Intanto Ross si sta facendo la doccia, che si deve incontrare con dei suoi amici che sono venuti qua, da Naples, from Naples with love. E poi ci rincontriamo a cena, nel mentre io mi sistemerò e vedremo come uscirò fuori. Paura? Sì, visto che l'ultima volta che mi sono decolorata da sola ho rovinato tutti i capelli. Ok, capelli asciugati, non sono affatto venuti male ovviamente. La ricrescita è tutto venuto benissimo. Il problema è che l'antigiallo che ho comprato qui è super forte e non mi ricordavo di questa piccola cosa. Quindi ovviamente, come vedete, qua è rimasta giallina e la parte invece che era già decolorata è venuta molto molto fredda. Però in linea generale almeno non ho più la ricrescita. Intanto si sono fatte le 6 quasi, io tra poco mi inizierò a preparare. Vediamo anche se riesco a registrarvi la clip di come faccio più o meno il trucco occhi. Visto che sono sola, credo che forse registro anche il tutorial del trucco, così ve lo carico su Instagram e almeno ogni volta potete andarlo a vedere lì, anche perché è veramente semplicissimo, cioè penso sia il make up più semplice della storia. Sono le 7:50, ho finito di fare tutto quello che dovevo fare, vi ho registrato appunto il tutorial di questo make up, mi sono anche piastrata i capelli, appunto l'unica cosa è questo piccolo ciuffo qui, ma ce ne faremo una ragione. Ciao ragazzi, benvenuti in un'altra parte delle clip. Volevo riprendervi il tramonto ma c'è troppa luce, non si vede niente. Ah, eccolo lì, guardate che bellino. Sono le 17:17 del 20. Questa è la nostra casina. Sto aspettando che Ross scenda. Tra l'altro mi ero accorta solo ieri sera che questa fosse la nostra finestra e che si vedeva tutto quello che io avevo, tra virgolette, attaccato alla finestra. Quindi siamo state giorni e giorni interi con la gente che passava e vedeva tipo i peluche portachiavi. Io sto mangiando dei pepero. Oggi è pieno di coppie col passeggino. Ma non vi fate entrare in inganno, perché tipo questi che vedrete passare adesso nel passeggino c'è il cane. Vi dico solo che ieri sera tra mille peripezie siamo tornati a casa alle 9:30 di mattina. Da mezzanotte che eravamo fuori, perché siamo finiti al karaoke alle 6 di mattina. No vabbè, cose, vi giuro, assurdo. Infatti è per questo che stiamo uscendo adesso, sono appunto le 5:30. Loro abitano a casa nostra. Quindi dopo questo mukbang improvvisato, oggi cerchiamo di andare al Floating Starbucks, che è appunto quello sospeso sulla River, che è super bellino. Ecco a voi la mia amica. Cosa succede? Perché l'occhiale veloce? Perché sono velocissima oggi, guarda. Velocissima. Ho fatto 20 minuti di clip. No, mettiamola una collanina comunque. Un bacio, Lucy. Da perplessità. Un po' di perla oggi. Brava. Loro. Ah, devo fare i buchi. Ah, dobbiamo passare anche, è vero. Dobbiamo fare un sacco di cose. Guarda, un piccolo levriero. Ma è bellissimo quel cane, mi devi lasciare. È un levriero italiano comunque. Lo sai che è uno dei miei cani preferiti? Lo amo. Perché è lungo. È bellissimo. Bellissimo, è niente, oggi passa un sacco di gente dietro me. Mi sento così. E voi? Fatemi sapere nei commenti. Poteva mostrarci il suo cane. Ora andiamo, volevo farvi sapere che è uscita anche la nuova canzone. Andatela a sentire. Che stasera ci sono i mondiali e noi ci saremo. Ciao. Comunque questo è quando dico noi andiamo in due parti diverse sempre. Che abbiamo camminato 6 ore e mezza, ma ci siamo arrivati. Guardate che bellino. Dietro c'è anche la Nansan Tower lì. Qua c'è tutto il fiume. Ora andiamo e vediamo cosa possiamo prenderci. Ovviamente da mangiare non c'è niente, ma tanto dopo dobbiamo andare a Myeongdong. Esatto. Ci sono solo queste rubine qui. Tra l'altro guardate che belle le carte che del tasco. Questa olografica è bellissima. Questo è quello che ho pagato. Tra l'altro è bellissimo perché ci sono le vetrate. Qua faccio una reaction. Delicatina. Posso dire? Comunque il Natale ho capito che lo prendono molto seriamente. Guardate qua, siamo arrivati a Myeongdong. È pieno di luci. Allora, avrei voluto fare un video solo dedicato alla stradina di Myeongdong e lo street food, però visto che ci siamo ve lo metto in questo vlog, almeno vi faccio un po' vedere. Se venite la sera o a pranzo potete mangiare direttamente qua. Cose dolci, tipo questi qua sono buonissimi, sì, dopo li prendiamo. Questi anche dicono che sono buonissimi, che sono i cosettini con gli gnocchi e il pollo fritto. Ok, Luigi si è preso ovetto pang. Lui li sta facendo qui. Guardate che bellini. Cheese talk, che sarebbero gli gnocchi di riso con il formaggio.
No. Comunque abbiamo preso questo. No. È un po' blando, sincero. Cioè manca qualcosa. Secondo me con la salsina piccante sarebbe perfetto. Quella lì classica che mettono in questi qua con un po' con la salsiccia però. Buoni. Molto buoni. Carini. Plot twistone, c'era scritto anche che li fa vegani. Quindi la Ross li ha presi. Guarda che bello uasicciolo. Eccoli qua. Sento gin. Ok, la sera c'è un sacco di gente. Seguo la mia luce. Ti vedi solo tu in mezzo a tutta questa gente. Luminosa. Luminosa. Non ti vedo molto soddisfatta di questo. Ti piacciono, Ila? Sono dolci, amo. Sì. Ok, proviamo questo. Il pollo è più buono degli gnocchi. Sì? Aspetta, mo ti dico subito. Lo amo. Lo amo. Il pollo è buonissimo. Più buono. Buonissimo. È un gnocchio che è strano. Questo è il nostro cheese corn dog preferito. Faccio vedere quanto fila. Boccandoti. Buono come quel ragazzo che stava ieri. Stato inaspettato. Com'è quella sempre? Voto da 1 a 10. 8. Più buono di quell'altro. Non c'è paragone. PS Hot Topic non c'entra nulla. Se avete mal di gola e vi trovate in Corea, prendete questi. Che praticamente è una soluzione col miele che dovrebbe essere miracolosa. Perché dico dovrebbe? Perché io l'ho provata, non è che mi abbia fatto più di tanto. Vabbè che quando a me viene mal di gola è un po' aggressivo come mal di gola, però dicono che funziona. Questo poi c'è anche honey e red ginseng. Comunque ci stanno anche cose salutari, siamo noi che siamo scrofe e ci mangiamo di tutto. I nostri amici hanno preso i japchae, sono questi qua. Buoni, se posso dire. Questi ci piacciono a quanto pare. Buonissimi. Ross ha detto sì. Allora abbiamo fatto una corsa contro il tempo letteralmente perché stavamo a Myeongdong 20 minuti fa. Abbiamo preso un piccolo Uber che ci ha portato a casa dalla metro, se non ce la facevamo. Non trovavamo il canale, tutto è rimato contro di noi, ma non la nostra forza. Guardatela, è una donna distrutta. Eccolo! Aspetta. Ma quanto bello! No. Io non ci posso credere che sto guardando il calcio. Te lo giuro. Allora, ci siamo riprese? Assolutamente no. Ma comunque, vi faccio vedere cosa ho preso a Myeongdong, ok? Allora, dovete sapere che c'è un sacco di merch illegale. Però questi calzini hanno una storia curiosa e affascinante. Alessia me li aveva mandati tempo fa, mi aveva detto: guarda, questi calzini sono la cosa più brutta del mondo. Mi giro. Erano lì. Li abbiamo trovati, no, mi pare su Vinted. Mi aveva mandato una foto, una cosa del genere. Ho potuto, secondo voi, non prenderli. Eccoli qua. Ma io la ballerina. Era per sostenerla ai mondiali. Tony Moly mi hanno regalato questa. Ma allora, ma non capisco, io ho speso 200 euro, mi hanno regalato due maschere. Ma io non ho speso 30 euro, mi ha regalato questa. Tu ti fai vedere sempre troppo grandona, prendo due set, 52 ma per io 1. Ah, però era regalo, l'altro che lui mi ha vista umile, una ragazza carina, composta, è andata lì. E me l'ha messa dentro il pacchettino. Ma non lo trovo corretto, perché quello mi voleva convincere a comprare 64 creme occhi. E io che devo fare? Dovevo rivenderle. Mi ha detto, se compri 64 creme occhi ti regalo 5 maschere e un cleanser. Grazie! Che me ne faccio! Un glitterino. Dan, queste ciglia finte. Perché sembravano tipo quelle che mi hanno messo quella volta che ci hanno truccato le truccatrici del Blackpink. Poi un mascara viola. E poi questo, sciccheria. Banana lip balm. Siamo andati in un negozio che si chiama All Mask Story. Che non ho capito perché aveva tutti quegli sconti o comunque tutti quei brand, tutti quei prodotti, non lo so, non ci ho capito niente. Ho preso queste che sono le slide mask sheet, fragola e cucumber. Cioè te le metti dove ti serve, capito? Pa pa pa. E le faccio tutta piena di fragole. Questa, super instagrammabile. Gli eye patch anti pieghette, sì, rughette. È un tinted lip essential oil. Guardate che bellino. È un olietto idratante per le labbra. Questo è il pezzo forte. Lip Sleeping Mask di Laneige. Quanto stavano? 9.000?
Di solito stanno forse al doppio. Fantagenitori! Wow. Questo è tutto. Tu sei molto più attenta quando compri le cose. Certo, lei va così. Carrello. Come vedete mi sto truccando perché stiamo appunto per uscire. Questi saranno gli ultimi giorni qua a Seoul, perché tra una settimana alla circa, oggi è 23, io parto il 29 sera, andrò appunto via dalla Corea dopo questi intensi 3 mesi, dove veramente ne sono successe di ogni. Se me l'avessero detto non ci avrei mai creduto. Ovviamente torneremo, so già che vi mancheranno questi video, come mancherà tanto a me, però aspettiamo e vediamo come andranno poi le cose, magari avrò modo appunto di raccontarvi. Sicuramente ci sarà un modo, anche perché PS, farò i vlogmas per tutto il mese di dicembre, quindi a voi a chiacchierate. Detto ciò, appunto, essendo l'ultima settimana, abbiamo ovviamente un sacco di cose da fare. Io sono una persona estremamente organizzata, lo sapete, non mi muovo mai se non ho un programma predefinito, o comunque una cosa che mi manda molto in crisi non avere una sorta di scaletta. Quindi mi sono fatta tutta questa lista sulle note del telefono con i vari indirizzi eccetera, di tutte le cose da fare ancora a Seoul. Alcune magari che ho già fatto che voglio rifare, alcune che proprio non abbiamo mai fatto, tipo picnic sul river. Ci sono ancora appunto dei posti che dobbiamo vedere, quindi sarà una settimana molto intensa. Ovviamente verrete con me sempre, almeno vi faccio un po' vedere. Quindi adesso mi finisco di truccare e andiamo nel primo posto di oggi, che dobbiamo fare una cosa molto carina. Mi ero scordata di farvi vedere le nostre bamboline di JK e Taehyung, che ci tengono compagnia qui sul davanzerino della cucina. Sono veramente inquietanti, le abbiamo prese veramente come cosa bellica, praticamente. Chiudere. Fa freddo? Ma poteva fare peggio. Oggi senti freddo? Io non sento più freddo. Quindi ora andiamo al caffè. Abbiamo deciso di andare a piedi alla fine. Vediamo. Così metto l'indirizzo. Questo è il nostro piccolo quartiere di periferia. Però lì c'è un negozio delle unghie. Ah, tra l'altro lì abbiamo fatto le unghie nuove. Guardate che belline. JK. E qui abbiamo del, non lo so, della crocisità, un po' qualcosa. Ormai lo sapete, il nostro posto sicuro nel mondo, sempre se non mi si chiude la porta in faccia. Guardate che carino, questo è tutto organizzato ancora. Abbiamo anche le cacchine, anche i granchietti sono carini, però abbiamo già con il rosso. Oggi andiamo di coniglietti. Come si mette così? Carino! Cosa cambia tra una cabina e l'altra? Lo sfondo praticamente, questo è così. Questa è verde acqua. Lei avrà scelto quella grigia, sicuro. Ah no! Scegliamo il colore della cornice. Questo è il filtro della foto. Ah, qua per aggiungere gli stickerini. Questa è la mia, questa è quella di Ross. Questo qui è il posto. L'abbiamo trovato subito in realtà, anche se è un po' imboscato nella via. Però guardate dentro che bellino, tutto bianco. C'è un cagnolino lì. Lì si va, si ordina, dovete chiedere appunto della tortina da decorare. Parlano inglese tranquillamente, quindi nessun problema. Si chiama tutorial, tra l'altro. Molto molto estetico. Quindi ora ci divertiremo. Queste sono le tortine, qua abbiamo le glasse. Non so questa cosa sia. Crema? Dobbiamo chiederlo probabilmente, visto che non ha un'etichetta. Il cagnolino si è stanzato, dove vuole andare, piccolo patato dal cielo. Io ho preso un vanilla latte come al solito. Diamogli una rapida mescolata per togliere tutta l'esteticità. Abbiamo scelto di fare questi design scontate, però era una cosa che aveva senso, perché almeno è facile. Le artiste, posso dire, guardate qua che composizione. Che? Ma è tipo un tortino, penso, più che altro, perché ho visto mentre lo copriva. Tipo una camilla, è presente? Beh, sì, un pochino secca, si vede. Proviamo a metterci questa cosa che non ho ancora ben capito. Fammi sapere cosa sia. Non è male. E siamo ancora qua. Già. Qua lo vuoi provare? No, lo vedo troppo morlo. L'altra volta mentre riprendevo l'avevi preso. Vediamo. No, guarda. Sì. Mi hai preso. Voglio uscire a prenderlo uno. Parte il cane col passeggino.
Guardate cosa abbiamo vinto. Rosso ha vinto quello sopra. Io ho vinto la pura chiara. Questa è la sua faccia dopo aver perso credo 80 euro alle macchinette. Io volevo solo il Bear Care viola. Bellissimo. Era bellissimo, mamma mia. Io amo gli orsetti del cuore da quando sono piccola. Quello era bellissimo. Li amo tantissimo. Non l'ho vinto, raga, ve lo giuro. Voglio piangere. Va bene così. No. Si perde, si vince, non sempre si può vincere. No, no. Ne abbiamo mai fatto vedere questi vestiti per cani. Questi sono i giochini, i collarini. Questi invece sono i vestitini. Mamma mia, ma ti prego, guardate qua. No, vabbè. Ora qui, io vorrei troppo prendervi questo per il compleanno. Ora abbiamo messo il nome per il nostro posto preferito. Quindi dopo andiamo da Damahante. Rifocilla, ti pensa al cibo. Buongiorno, ieri sera poi mi sono scordata di fare la fine perché siamo andati a mangiare e basta, poi siamo tornati a casa perché faceva freddissimo. Quindi oggi, altro giorno, abbiamo un programma bello fitto e intenso, quindi ci siamo svegliate presto, sono le 10, stiamo aspettando i Cingu che arrivino qui alla metro e poi vi portiamo nel primo posto di oggi. Siamo venuti al National Museum of Contemporary History. Questo tra l'altro si trova vicino al Palazzo Reale, quindi molto facile arrivarci. Ovviamente ingresso gratuito, come la maggior parte dei musei qua. Questo qui è particolare perché c'è anche all'interno, al quinto piano, adesso siamo arrivati al quinto, la time capsule dei BTS. Quindi oltre a fare tutto il nostro giro, la nostra giornata cultura, perché dopo andiamo anche a un altro tempio che è meraviglioso, c'è anche questa piccola chicca nascosta, se vi interessa. Così io vi dico tutto e mano a mano, spero vi stiate segnando tutto. Tutte le cose. Comunque questo piano è bellissimo perché va a seconda appunto dell'ordine cronologico. Quindi adesso siamo arrivati all'87. Tra l'altro, qui c'è anche una piccola vetrata. Allora, adesso stanno costruendo qualcosa, però come vedete quello è il Palazzo Reale. Dove eravamo anche l'altra volta, vi ricordate? Voglio assolutamente tornarci. In realtà non so se riusciamo ad andare oggi, perché appunto dobbiamo arrivare all'altro tempio. Altrimenti se abbiamo un attimo ci arriviamo senz'altro. Tra l'altro guardate quanto mi sono cresciuti i capelli. Lo stavo notando stamattina anche riguardando le clip degli altri video. Credo appena torno me li ritaglio un attimino, perché quando arrivano a questa lunghezza si fa questa sorta di ondina. Non mi piace. Eccola qui. Guardate che bellina. Adesso qua ci dovrebbe essere anche, esatto, l'altoparlante per sentire. Però questa è la box che verrà aperta nel 2039. C'è anche l'army bomb qua. Tra l'altro con le foto per dentro. 2015. Ok, adesso stiamo andando a piedi, perché comunque sono vicinissimi l'uno tra l'altro, al Yogyesa Temple, che adesso dovrebbe essere bellissimo con l'autunno. Loro stanno là dietro, io come sempre vado veloce, mi seguono, perché dovete sapere che io ho un po' un problema, a parte affidarmi delle persone in generale, lo so è brutto da dire, soprattutto quando mi devono dare indicazioni, cioè preferisco che sono io a sbagliare, almeno non do la colpa a nessuno, la do solo a me stessa. Quindi io sono quasi sempre il navigatore di turno. Siamo arrivati, guardate che bello. Qua c'è il solito motivo dei templi. Ci sono le piante con i soliti segni cinesi distintivi. C'è anche una deliziosa farfallina. Dai, guardate che meraviglia. Quest'albero prima era molto più bello d'autunno. E siamo ancora qua. Ormai ho visto più la signora che mia madre quest'anno, sempre lei, i suoi ravioli. Stiamo facendo un po' di fila, guardate la fila che c'è oggi. Ma ne vale sempre la pena. Mi raccomando, se venite dovete provarlo, assolutamente. Forse un giorno mi siederò anche davanti a due Kaya e Noodles. Ma ancora non è arrivato quel momento. Guardate i Cingu dove si sono messi. C'è lì davanti. E noi di nuovo qua, esatto. Cioè vi giuro, guardate, neanche ci sono il posto. Però siamo vicino alla fracca di kimchi qua. Però vi pare 16 volte che veniamo. Una volta volevo stare davanti alla signora. No, io sono già rivenuta anche con Cristina. Io no.
Allora, adesso stiamo girando per vedere se vogliamo mangiarci qualcos'altro qua. Fish cake, tteokbokki, sundae, che è la salsiccia quella fatta così. Questo è l'altro banchetto di Netflix, questo qua. Questi piccoli così. Questa è la pastellina, bella fritta. C'è un odorino, fanno anche i piccoli kimbap, guardate che carini. Sono un po' distrutti questi tteokbokki, devo dire la verità. Ora stiamo facendo la fila per il rotolo dolce, che ancora non ho ben capito come si chiami, dopo ve lo faccio leggere. Lì le stanno facendo, c'è un profumo di cannella assurdo. Ok, questo è come si scrive, ma ancora come si pronuncia non c'è dato saperlo. Sono uscita perché dovevo cercare ancora questo famoso paio di scarpe che non trovo comunque, quindi sono ancora... Che dovete sapere che qui in Corea purtroppo alcuni numeri non li toccano proprio. Io devo capire gli uomini come se le mettono le scarpe, da dove le fanno arrivare, perché boh. Cioè io porto 40, ma ovviamente di alcuni modelli devo prendere il 41. Tipo le Dunklo, io ho il 41. Un casino. Comunque sono venuta nel mio comfort place, che ho scoperto essere questo bar che si chiama Black Drum qui a Seoul. Come vedete mi sento a casa e non poco. Lì c'è tutta l'altra parte, mi sono messa in questa zona proprio asociale. Bellissimo tutto per me. Comunque mi sto prendendo appunto un piccolo caffè e poi torno verso casa. Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova giornata. Oggi sto uscendo da sola, Ross sta ancora dormendo. Oggi vado nella zona di Gangnam più o meno. Questi giorni faremo quasi tutte cose in questa zona, che è leggermente lontana da dove siamo noi, e quindi ci sono rimaste tutte le cose da fare lì sostanzialmente. Vado allo stadio, dopodiché voglio andare al centro commerciale della Hyundai, poi vediamo insomma. Questo più o meno è il programma per questa mattina, anche perché sono le 11, quindi mi devo sbrigare. Sono arrivata alla fermata Sport Complex, uscita 6. Potete arrivarci sia con la linea 2, che è quella verde che prendo sempre io, sia con la 9. Come vedete lì c'è la famosa Lotte Tower e qui appunto c'è l'entrata dello stadio olimpico. Quindi ora proseguiamo dritta per qua. Ho dovuto cercare su internet come arrivare diciamo in questa parte che si chiama Music Zone Star, perché non lo so, mi risultava complicato trovare proprio la locazione esatta. Diceva stadio olimpico, però non diceva bene dove. Tra l'altro appena sono uscita ho notato un tendone, credo ci sia il Cirque du Soleil. Tra l'altro vi ricordate quando, credo uno dei primi giorni che ero arrivata a Seoul, sono venuta qua e c'erano sempre queste colonnine con Jungkook? Eccolo qua. Cioè è una cosa fissa a quanto pare. Perché me lo trovo ovunque questo tipo? Comunque, vabbè, ce lo siamo beccati. Vi faccio vedere giusto un pelo. E qui invece c'è il Cirque du Soleil. Come potete vedere, l'hanno messo qua in questo bello spiazzale. Fa un sacco effetto, guardate questa prospettiva. Infatti adesso faccio anche una foto. Cirque du Soleil con lo stadio dietro. Vedete qua, siamo davanti. E dobbiamo andare verso lì, che c'è tutta appunto la zona con le varie installazioni. Quindi appunto qui siamo arrivate alla zona. Come vedete c'è questa tipo insegna, non so bene come spiegarvela, con scritto Star Street. E la cosa che sto cercando io, che è la questione impronte, dovrebbe essere appunto qua, andando giù dritta. E qua appunto c'è la questione delle improntine, i nostri amici. Qui poi ci sono altre personcine, tipo appunto Ayu, che ha una mano, ragazzi, allora dovete capire una cosa, la mia mano non è piccola, perché è una mano lunga, grande, e se contate tipo dalla piega del polso alla punta del medio, la mia mano è tipo 18 cm e mezzo quasi. Quindi sì, non ho una mano piccolissima, cioè la sua sarà tipo 15 cm forse. Ho paura, perché metto... Mi prego, scusatemi, gli manca mezzo del mio dito. Questo è l'ordine in cui sono messi, quindi qua abbiamo Taehyung, Jimin, che è l'unico che ho usato alla sinistra, Yoongi, Namjoon, Jungkook, Jin e Hobi. Quindi io direi proviamo prima Taehyung, visto che sta qui. Tra l'altro è assurdo perché si vedono tutte le venature delle mani. Io dovrei avercela tipo come Yoongi più o meno, perché me la ricordo a
a Los Angeles. Questa comunque è quella di Teang. Diciamo che forse sia leggermente più grande della mia. Più che altro lui allungò il mignolo, questa cosa me la ricordavo. Poi quella di Jimin mi ricordo che era piccola piccola. Sì, infatti. Più che altro è piccolo il palmo, perché vedete, cioè finisce tipo qua, perché se la metto esattamente così sulle dita esce fuori il mio palmo, quindi la devo mettere così. La mia mano è un pelo più grande di quella di Jimin, soprattutto il mignolino. Poi abbiamo Yoongi, giusto alcune dita, tipo l'anulare e il mignolo, però il palmo è abbastanza uguale. Namjoon mi aveva scioccata a Los Angeles. Qua vedo già, lui mette tantissima pressione sul pollice, perché anche quella di Los Angeles era così. Sì, infatti me la ricordavo. La sua sarà, non dico 20, ma 19 e mezzo, credo. Qui abbiamo Hobi. Hobi, io mi ricordo che come quella di Jenna ero rimasta scioccata, perché sono piccoline. Comunque, sì, più o meno è come la mia, insomma. Vedete, giusto l'anulare. Poi, questo qua è Jin. E infatti, vedete, queste escono fuori e queste no. E l'ultimo abbiamo JK. Lui dovrebbe averla leggermente più grande della mia, da quello che mi ricordo. Più che altro ha un palmone lui, vedete. E ha le dita tipo strette, leggermente più grande della mia. Quindi, molto divertente. Questo è stato il wall. Adesso faccio il TikTok, poi vado verso la prossima location. Ragazzi, non so se mi sentirete, sono arrivata a Yohito e c'è tipo una manifestazione di non so cosa. Comunque sono ordinati anche a fare queste cose assurde, guardate. Sono un po' inquietata perché è la prima volta che li sento strillare così. Non ho ben capito se è una manifestazione di un qualche lifestyle. Non ho capito. Ho cercato di tradurlo, ma c'è troppo vento, si muovono le bandierine. Questo dovrebbe essere l'ingresso. Tra l'altro, credo appena entro mi dirigerò assolutamente verso la zona cibo, perché ho fame. Dentro dovrebbe essere super mega figo, moderno. Comunque c'è un pop-up di Prada. Guardate che bello, giusto per dirvi. Sembra tipo rinascente. Ragazzi, lo sapete che questa è la mia rovina? Che ci sono le scarpe di Miara Yukushiro. Tra l'altro questo è uno dei modelli che volevo prendere. Guardate che belle, sono praticamente tipo le mie, però senza la punta. Il negozio credo sia questo. Mue, se vi interessa. Allora, se questo è il paradiso, non mi svegliate, per favore. Guardate che belle. Allora, queste le volevo già prendere. Se hanno il numero forse potrei pensarci, ma vediamo quanto costano, perché se questo è il prezzo del cartellino, 715.000 won, devo un attimo vedere. Anche queste in realtà mi piacciono, solo che avendocele già di tela non ha senso. Sono molto triste, vi posso dire, perché per una volta che trovo il modello di scarpe, ovviamente essendo che è uno stilista giapponese, qua l'importazione almeno è più semplice della nostra. Non c'è il numero e quindi niente. Comunque, in tutto ciò devo capire dove cacchio sta il reparto cibo. Qua vedo che tutta la sezione centrale, vedete, ci sono i ristoranti, caffè, cose. Qua c'è una fila che non voglio neanche immaginare per cosa sia. Ah, probabilmente per fare la foto qua dentro. Ok, mi starò svelato. Tutte le aree gialle sono aree cibo, quindi questo è il quinto piano dove sto adesso, quindi l'area cibo sta qua. Guardate cosa ho trovato. Italy. Vi posso dire, rispetto ad altri posti che ho visto in giro, tipo spaghetti alla carbonara, adesso non so come li fanno. Comunque, vabbè, i prezzi non sono malissimo. Alla fine mi sono fermata a mangiare qui. Ho speso 11.300, che dovrebbe essere 8 euro più o meno. Ci ha messo una vita ad arrivare, però spero ne valga la pena, che sia buono. Mentre che torno a casa, perché devo assolutamente andare a prendere il power bank che non si è caricato stanotte, vi racconto questa cosa. Perché allora ieri sera c'è stata la prima partita della Coppa del Mondo di Calcio, quella appunto che stanno facendo in Qatar, della Corea. Quindi ovviamente siamo uscite e c'erano tutti con le maglie, con le cornine, perché da quanto ho capito qua si chiamano tipo Ultra Devil, una cosa del genere, i tifosi, vabbè. Comunque, non sono mai stata appassionata di calcio, sinceramente non inizierò adesso. Ho accompagnato molto spesso mio padre allo stadio, sì, però finisce là, cioè non ci capisco una mazza. Con lo preambolo per dire cosa? Che quando JK è andato in Qatar e appunto il team della Corea gli ha dato la maglia e lui ha fatto la foto col team, eccetera, non avevo minimamente guardato i calciatori, per cosa sto a guardare gli altri, quindi nessuno ci aveva fatto caso. A parte, vabbè, quello vicino che si sa, il numero 7 è Sonny, più famoso penso calciatore coreano, bla bla bla. Ieri sera a un certo punto Rosalba mi fa: e chi è
saremmo il numero 9, perché la Corea ha chiamato un cambio nel team, no? C'è la formazione, quella tipo standard che gioca sempre, adesso ve la sto raccontando così papale papale, e poi ci sono le riserve che possono appunto entrare in campo. Quindi la Corea ha fatto questo cambio col numero 9 e tutti si sono accorti di sto numero 9, che è un bel figliolo. Tra l'altro, prima cercandolo mi sono resa conto che è dello stesso anno mio, perché lui è nato a gennaio del 98, io aprile 98. Mi ha fatto morire questa cosa, perché tutte si sono accese ora tutti a guardare le partite di calcio. Sono arrivata alla via del caffè del cagnolino. Ma ragazzi, è bellissima questa via. Cioè, guardate, non siamo mai arrivati qua dietro. Poi è letteralmente dietro le strade che facciamo sempre a Honda. Questo qui è il nome del caffè, si chiama proprio Dog Cafe, secondo piano. Allora, partiamo bene, perché questo è il posto che penso sia orario pennica, perché stanno dormendo tutti. Guardate questo, è il cane di Ariel palese, ragazzi, è lui. Comunque mi si sta a mangiare la photocard di JK, cioè vi dico solo questo. Ciao. Ciao, patatina. Come state con noi? Ciao. Guardate quello, scusate, quanto è bello. Immaginate, cade un... È bellissimo, è gigante, guardate le manine. Ma loro sono bellissimi, gli aschi marroni. Guardate che bello, la ninettina. Tra l'altro qui ci sono scritti i nomi con le varie razze dei cagnolini che trovate qui. Lui mi fa morire, il Cordi mi fa morire. Guarda come il nome è. Sono i primi suoni che sento che abbaiano qui in Corea. No, ti prego, guardala. Non ti mangiare tutto. No, no, no. Amore, amore, no. Amore, non puoi mangiare la fotocamera. Nostra cenetta, guardate che carino. Quanto mi mancherà questo piccolo box di alga. Lei invece ha la box di insalata. Annyeong, ragazzi, oggi è un nuovo giorno. È domenica, l'ultima domenica. Stiamo andando in un posto bellissimo, in cui in realtà volevo andare già da tempo, solo che non siamo riuscite. Quindi eccoci qua oggi. Sono in condizioni pietose, perché ieri siamo tornate tardissimo. Per tardissimo intendo alle 7:50, ma era la nostra ultima sera fuori, almeno la mia ultima sera fuori, perché come sentite mi si è di nuovo abbassata la voce. Qua fa freddissimo, infatti stamattina sono uscita, mi sono andata a comprare il giacchetto. Come vi ho detto, dopo devo andare a Londra. Alessia mi ha già detto che lì in Inghilterra fa freddissimo, quindi ovviamente non me la voglio rischiare troppo. Ross sta ancora dormendo, non si sente tanto bene oggi, quindi andiamo noi. E andiamo a questo painting caffè, a cui era andato anche JK. Non è colpa mia se questi vanno ovunque. Comunque PS, quindi appunto è un caffè dove allo stesso tempo si può pitturare. In realtà ho tante idee su cosa voglio pitturare. Penso ne farò una, che ho in mente, che mi è venuta stamattina mentre ero al bagno. Cioè mi è venuta l'illuminazione. Ok, siamo arrivati a Pujang, che questa è la zona dove c'hanno i sorti, posso dirvi. Quindi ho tutta la mia gruppa dietro, che sto ovviamente indirizzando verso il luogo. Ok, qua ci sono gli armadietti per mettere le cose. Qua stanno i grembiulini che già siamo messe. Siamo messi tutti ingrembiulati qua. Appena sono entrata mi ha mollato in mano il grembiule di JK. Io gli ho detto no, dopo, after painting, ok? Comunque qua stanno pitturando, quindi ora faremo tutte le nostre cosine. Questo è il grembiulino di JK. Ci sta dando le tele. Qua si possono scegliere anche quelli già contornati. In realtà io voglio fare quella plain. Qua ci sono i prezzi per le cose, se volete prendere da bere nel mentre, cosa che infatti adesso farò. Anche il food in realtà ci sta. E questo qui è il painting per fare tutta la cosa. Prendere i colori, le pitture. Eccoli qua, stanno i pennellini. Ovviamente stanno mettendo tutte le canzoni di BTS. Era richiesto? No. Lo stanno facendo lo stesso? Sì. Con questo vorrei fare il disegno, la scritta e tutto, e poi inizio a pitturare. Ok, ecco le nostre opere finite. La mia ha scritto Dreamer. Che bella palette colori che ho fatto. Questi sono i miei colori totali. Dai, sono abbastanza soddisfatta, devo dire. Non è male. Ok, adesso letteralmente a due passi, perché qua c'era il painting room, ci sta il caffè Campton dove hanno girato l'episodio dei run, non so se vi ricordate quello delle foto. Visto che ci volevamo già venire, ho detto andiamo. Sono le 7 di sera, non è proprio l'orario giusto. Eccolo, guardate. No, they're playing the episode. Stanno facendo l'episodio. Non so se è aperto, sai? No! It's closed! Sì, credo al massimo potrò fare una foto. Che carino, però!
però era carino. It was cute in there. Siamo arrivati tardi. Mi dispiace. Ok, abbiamo ripiegato su questo posto che letteralmente è sempre qua vicino. Che si chiama, mamma mia, ma voi non potete capire quanto è bello. Guardate che carino. Dietro è tutto il giardinetto. Questo è il tavolino con i fiori. Bello. Guardate quanti dolcini carini. Queste sono tutte le cosine. Questo è quando dico che ho speso più in caffè che in altro in questi mesi. Comunque ho preso la milk chocolate pie, un altro vanilla latte che è uguale a quell'altro. Gianna ha preso il teino ed è bellissimo. Guardate a parte l'alberello. Guardate che bello qui dentro. Allora ragazzi, qui sono le 3 di mattina. Sono appena tornata. Ho lasciato le ragazze a divertirsi perché per me basta. Temo questa sia l'ultima clip dalla Corea, perché poi ci rivedremo direttamente a Londra, perché ovviamente dovrò iniziare i vlogmas. Quindi sto cercando di recuperare tutti i video, tutte le cose, almeno riesco a montarlo e caricarlo prima appunto di iniziare quella tipologia di video, perché poi lo sapete prenderà tutto dicembre. Detto ciò, appunto, ultima clip dalla Corea. So che mi mancheranno questi video perché me lo scrivete giornalmente. Spero vi siano piaciuti, spero di avervi fatto scoprire una Corea diversa, dei posti diversi, qualcosa di utile. Cosa dire come conclusione di questo super mega viaggio alla scoperta di se stessi e non? Sono stati 3 mesi lunghi, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo fatto tante cose diverse da quelle che facciamo solitamente. Mi sento di parlare sia per me sia per Ross, che comunque abbiamo vissuto questo periodo insieme 24 ore su 24. Sono stati pochissimi giorni che siamo state sole o comunque abbiamo fatto le nostre cose separate, quindi ovviamente mi mancherà tanto anche lei. Avevamo detto all'inizio di questo viaggio: o cederemo o ci ameremo. Penso che abbiamo trovato il nostro equilibrio e quindi continueremo ad amarci per ora. Detto ciò, appunto, è stata un'esperienza molto formante. Non ho mai vissuto così tanto tempo ovviamente fuori casa, in un altro paese, in un'altra città, in un altro continente, e chi più ne ha più ne metta. Mi è stato molto utile questo periodo per capire tante cose di me e della mia vita futura in generale. Spero di potervi dare presto tante belle notizie e che tutto vada sempre per il meglio. Mi mancherà tutto ciò perché ormai avevo trovato quasi la mia routine. Non voglio dire che sia colpa del segno zodiacale, perché ci credo tanto a queste cose, ma comunque poi ognuno, no, è a sé. Però io sono del Toro e il Toro è un segno molto abitudinario, ci mette un po' a trovare la routine, però una volta che è quella, no, poi rimane quella. Quindi appunto ho trovato tutte le mie cose da fare, qua si può uscire tranquillamente, passeggiare a qualsiasi ora, tutto è molto vicino, c'è sempre tutto, i convenience store, cioè non potrò più uscire e trovare un convenience store aperto sempre. Quindi sì, sarà molto particolare tornare appunto anche solo tipo a guidare, capite? Cioè non ho guidato per 3 mesi, non ho vissuto con i miei cani per 3 mesi, questa è la cosa che ogni volta che lo dico, mamma mia. Tra l'altro oggi è il compleanno di Gwendix. Un anno fa io ero appena atterrata a Los Angeles per il concerto di BTS e adesso sono qua. Cioè è assurdo quello che ho fatto in questi mesi, in questi anni. Prima di tutto ringrazio voi ovviamente che ci siete sempre in un modo o nell'altro, indirettamente o non, con un messaggio, con un like, con qualsiasi cosa. Quindi ripeto, spero questi video vi siano piaciuti. Ora torneremo un po' alla quotidianità. Da Seoul, Corea, per ora è tutto. Ci vediamo presto a Londra, tra l'altro. Vi mando un bacio grande. Grazie sempre. Ciao.